Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Siamo giunti a venerdì e quindi abbiamo l'appuntamento con alcuni dei principali temi di economia e politica internazionale assieme al nostro ospite del venerdì, l'economista Armando Savini, a cui do il benvenuto. Grazie Carlo, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono. Allora, ci sono alcune notizie, come anticipavo, da approfondire. Tutti questi temi, tra l'altro, ricordiamo ai nostri ascoltatori, ci sono i link di approfondimento nel testo di accompagnamento qui sotto ai video. Direi, Armando, che partiamo con la BCE, che è pronta a tagliare i tassi di interesse. Questo l'ha dichiarato il capo economista della BCE, l'irlandese Philip Lane. Lane, che ha allontanato nella sua affermazione i timori che un allentamento della politica monetaria dell'Eurozona prima della Federal Reserve americana le si possa ritorcere contro. Quindi, come la possiamo leggere? Come un atto, fra virgolette, di coraggio della BCE che non aspetta prima le mosse della Federal Reserve? Ma guarda, teniamo conto che i tassi di interesse adesso sulle operazioni di rifinanziamento principali e poi anche sulle operazioni di rifinanziamento marginale, poi quello sui depositi, sono 4,5, 4,75 e 4%, quindi sono dei tassi molto alti, tassi che non permetteranno all'economia di ripartire. E soprattutto poi ricordo che qualche settimana fa, o qualche mese fa, c'era stato quel famoso problema della Bundesbank. Che insomma rischiava il default. Quindi ecco, i tassi di interesse hanno diciamo questa caratteristica, cioè quella di ridurre l'attivo delle banche, anche perché quando aumentano i tassi di interesse, come abbiamo già spiegato qualche puntata fa, il valore di mercato degli altri titoli si riduce. Quindi questo cosa comporta? Comporta una contrazione del valore degli asset in portafoglio, quindi anche delle banche, quindi anche di Bundesbank. Quindi ecco, e da una parte fa crescere il debito pubblico. Quindi il tasso di interesse quando un debito è abbastanza alto rischia di innescare un circolo negativo, un circolo anzi positivo si dice in gergo, un feedback esplosivo in quanto il debito può crescere su se stesso e non fermarsi. Quindi ecco, fatte queste premesse, c'è necessità di abbassare i tassi sia per rilanciare l'economia, ma anche per tenere sotto controllo i debiti pubblici. E poi anche quello molto importante di ridurre il rischio di default delle banche e soprattutto anche delle banche centrali come Deutsche Bundesbank. Quindi questi sono degli elementi molto importanti. Diciamo tempo fa che non sarebbero durati troppo i tassi alti. Perché era un artificio. Noi abbiamo notato che con la crisi ucraina abbiamo avuto un'inflazione, inflazione che non era inflazione da domanda, bensì inflazione da costi. Ci trovavamo, ricordo che tempo fa il governo Berlusconi lavorò sia con Gheddafi sia con Putin proprio per far arrivare all'Italia petrolio e gas a prezzi concorrenziali. Quando invece c'è un aumento dei prezzi di questi beni importati, abbiamo una traslazione, si dice, della curva di offerta verso destra, cioè un aumento di questi prezzi che poi fanno importiamo inflazione, in altre parole. Ecco. E questo con la crisi ucraina è saltato fuori. Poi abbiamo questo tipo di inflazione da costi, quindi stop ai rifornimenti a basso costo dalla Russia, abbiamo dovuto acquistare il gas naturale liquido dagli Stati Uniti a un prezzo molto più alto e quindi questo ha comportato di per sé già un aumento dei costi. Poi ricordiamo che Eni comprava il gas russo a pochi soldi per poi rivenderlo al 500% in più sulla borsa di Amsterdam e quindi qui abbiamo anche quella che si chiama inflazione da profitto. Ora, Appunto. queste due cause in realtà sono differenti dall'inflazione da domanda, cioè quando la domanda è superiore all'offerta e la pressione, ecco, della spesa sull'offerta è tale che non c'è tempo, no, di
aumentare le scorte e questo fa aumentare i prezzi. Ora, in quest'ultimo caso, quindi quando abbiamo per lo più un'inflazione alla domanda, un innalzamento del tasso di interesse ha un senso, nel senso che noi andiamo a ridurre la liquidità e quindi tutte quelle spese che noi avremmo fatto di lungo periodo indebitandoci, insomma, comprare una casa, comprare un'automobile, quindi beni durevoli, viene a ridursi proprio per dare il tempo all'economia di produrre e di offrire nuovi beni e servizi. Ora, in questo contesto, come abbiamo già visto tempo fa, la Banca Centrale, la BCE, già qualche membro della BCE tempo fa aveva detto che questa politica restrittiva in realtà non stava funzionando, per ovvi motivi, perché avevamo appunto un'inflazione da costi. E ora è giunto il tempo di andare a abbassare appunto questi tassi per rilanciare l'economia e anche evitare che ci sia un'esplosione dei debiti sovrani. Perché la BCE adesso abbassa i tassi prima della Fed e non teme alcun nocumento? Dobbiamo tener conto che l'euro si è apprezzato sul dollaro e quindi anche una eventuale riduzione dei tassi dell'eurozona non dovrebbe far alzare i costi delle importazioni energetiche dagli USA. C'è un'altra cosa molto importante, il dollaro. È vero che un abbassamento dei tassi di interesse, quindi della BCE, potrebbe svalutare l'euro nei confronti del dollaro, ma noi abbiamo un problema negli Stati Uniti, cioè il famoso debito gemello, cioè abbiamo un debito commerciale altissimo e anche un debito pubblico altissimo, che sta alle stelle, che sono circa 34 trilioni di dollari. Cioè 34 mila miliardi di dollari. Ricordo solo che negli ultimi 12 mesi, per esempio, il debito è aumentato di circa 3 mila miliardi, che è solamente questa variazione del debito corrisponde, supera il debito tedesco, ecco, per farsi un'idea. Quindi ecco, il fatto che gli Stati Uniti abbiano, diciamo così, superato una certa soglia, perché oltre una certa soglia poi il debito rischia di avvitarsi su se stesso e non se ne esce più. C'è questo famoso effetto Larsen, si dice, no, in gergo, questa espansione incontrollata del debito. È un feedback esplosivo o feedback positivo, ecco. E quindi il dollaro in queste condizioni sta anche perdendo fiducia, non riscuote più fiducia da parte degli operatori. È giusto chi è costretto a comprare beni internazionali in dollari o anche a importare beni dagli Stati Uniti domanderà ancora dollari. Però teniamo conto che Cina, Russia e BRICS stanno dedollarizzando. Ricordiamo che gli arabi ora vendono petrolio anche in yuan. Qualora dovessimo appunto superare la crisi ucraina e riacquistare gas dai russi, la nostra dipendenza dal gas americano scenderebbe ulteriormente. Quindi questa paura, questo timore di una inflazione importata per un eventuale apprezzamento del dollaro, credo che sia un timore molto remoto, ecco. Quindi credo che questi timori non debbano esserci. È per questo che, per esempio, in Francia, molti stanno spingendo anche in Francia, ma anche molte banche centrali europee a ulteriori tassi. Villeroy, per esempio, in Francia è aperta a due o tre tagli addirittura, mentre i tedeschi sperano solamente in un primo taglio di 0,25 e poi dice aspettiamo, vediamo che succede, mentre in Francia sono più aperti a qualsiasi opzione e lasciano aperta anche la strada a 2/3 tagli. Ora, alcuni analisti prevedono tre tagli dei tassi di 0,25%, quindi si potrebbe arrivare alla fine del 2024 con una contrazione del 0,75%. Ora, questo è un segnale molto forte, ciò nonostante dobbiamo ricordare che sempre Lane ha appunto evidenziato il fatto che ci sarà un graduale rallentamento della politica fiscale restrittiva e fino al 2025 saremo sempre in una cornice di politica monetaria restrittiva, onde evitare qualsiasi
forma ondata di inflazione. Ecco. Anche sì, se c'è da dire che i salari non sono più cresciuti, perché questa è sempre la grande paura, no, delle banche centrali: crescono i salari, inflazione. Quindi questo non dovrebbe portare a ondate inflazionistiche. Senti Armando, perché questa inversione di tendenza della diminuzione dei tassi di interesse? Beh, come dicevo prima, il timore di un default da parte delle banche, ma anche Bundesbank, è stata esposta, insomma, ha avuto una contrazione degli attivi. Come dicevo, i tassi di interesse, se rimangono per troppo tempo alti, abbassano il valore di mercato dei titoli. E anche adesso l'attesa di un abbassamento di questi tassi già sta facendo, farà volare, insomma, ecco, le borse, perché sappiamo che se si attendono un abbassamento del tasso vuol dire che aumenteranno i prezzi dei titoli, quindi tutto il mercato è in attesa del 6 giugno per rilanciare sia titoli e azioni, ma anche per rilanciare l'economia. Sì. Comunque abbassamento dei tassi, l'hai detto, praticamente in funzione prima di tutto delle banche, in ogni caso. Sì, sì, banche e l'economia, per contenere un'eventuale crescita dei debiti pubblici. Dei debiti pubblici. Veniamo a un altro tema, un'altra notizia e soprattutto un altro tema di cui tu già da anni ti occupi in maniera molto approfondita, che riguarda il Quantum Financial System. Ricordo infatti, per esempio, il tuo libro Sovranità, debito e moneta, dal Quantum Financial System al nuovo ordine multipolare. E nell'ambito dei lavori dell'ormai imminente G7, che quest'anno è sotto la presidenza italiana, ricordo, la Banca d'Italia organizza il seminario, traduco dall'inglese, costruire un sistema finanziario quantistico sicuro. Che ruolo per le autorità e per il settore privato? Di cosa si tratta? Allora, questo è un workshop che ci sarà a settembre 2024, è stato programmato dal Dipartimento, mi hanno detto, Economia e Statistica della Banca d'Italia, e il titolo che tu hai tradotto letteralmente è Building Quantum Safe Financial System, quindi ormai la Banca d'Italia parla chiaramente di Quantum Financial System. E ne approfitto per ricordare a chi ci segue che quando si parla di Quantum Financial System non bisogna pensare a chissà quale prodotto o chissà quale tecnologia che viene dallo spazio o a Star Trek, ma è semplicemente una rete di computer quantistici. Cioè, mentre noi oggi abbiamo internet, che è una rete di computer per lo più binari, che funziona computer classici, quindi 0-1, il sistema finanziario quantistico è un sistema finanziario che corre su una rete di computer quantistici. Il computer quantistico è un computer che ha una capacità di calcolo superiore a quella dei normalissimi computer, anche se molti ancora non ci credono. Ricordo che nel 2022 su Rai News usciva un articolo che ho anche lanciato sul mio canale Telegram Chaos Mega, in cui diceva che il computer quantistico di Xanadu aveva fatto un'operazione in 36 nanosecondi, operazione che un computer normale avrebbe messo circa 9.000 anni. Questa capacità si chiama supremazia quantistica. Ora è chiaro che se il sistema finanziario continua a correre sui vecchi sistemi binari, quindi anche la crittografia sarà facilmente preda di un attacco quantistico, perché se un computer quantistico può fare in 30 nanosecondi delle operazioni e dei processi che un computer normale fa in 10.000 anni, diciamo che la chiave crittografica viene distrutta in poco tempo. Quindi questo metterebbe il sistema bancario, le istituzioni in pericolo, perché ci sarebbe un controllo totale. Ma ricordiamo che questa capacità, questa supremazia quantistica è fondamentale anche per la difesa, perché i missili, le testate, gli aerei, oggi tutto viaggia su una rete di sicurezza internet e tutto viaggia su computer, quindi un attacco hacker fatto da o un computer quantistico, ma anche da anche su vasta scala, da una rete di computer quantistici, insomma, ecco, può cambiare molto le carte in tavola e anche gli equilibri geopolitici.
C'è un'altra notizia molto interessante, questa è riportata da Bloomberg. Il gruppo riguarda l'Arabia Saudita, il gruppo Goldman Sachs è pronto a diventare la prima banca di Wall Street a stabilire la propria sede regionale in Arabia Saudita. Cosa sta avvenendo? Ma e poi una domanda che ti farò, ma ti anticipo, come si concilia questo sul fatto che l'Arabia Saudita sta entrando sempre più nell'orbita dei BRICS? Ricordiamo, l'abbiamo già detto questa settimana, che è in corso a Pechino un vertice sino-arabo alla presenza anche di Xi Jinping. L'Arabia Saudita è diventato un po' l'ago della bilancia. Ricordiamo che da quando gli arabi hanno cominciato a vendere petrolio e a non richiedere più dollari, ma essere pagati anche in oro o in yuan, l'ago della bilancia si è spostato in maniera molto forte dalla parte dei BRICS, che poi rappresentano l'80 e il 90% del sud del mondo. Il fatto che Goldman Sachs vada a investire a Riyadh insomma, ci fa capire che oramai l'economia si è spostata a Oriente. Ricordo che qualche mese fa leggevo alcuni quotidiani finanziari e si parlava appunto di spostamento degli investitori occidentali in Oriente. Quindi i fondi si stanno spostando in Oriente e Goldman Sachs rientra in questa dinamica. Riyadh, insomma, è inutile dirlo, è una nazione che ha un asset molto importante, il petrolio, e ora, e ricordiamo che poi ha fatto anche cartello insomma insieme alla Russia, quindi e ora ecco sta dalla parte dei BRICS. I BRICS sono, con il nuovo ordine multipolare, il nuovo diciamo così, la nuova configurazione geopolitica, costituiranno il nuovo ordine, quindi guideranno anche l'economia. Ricordiamo anche la Cina, anche l'India, che sta emergendo, anche se non ha la stessa forza. Ma poi anche l'Iran, quindi Iran, Cina, Russia sono i tre capisaldi dei BRICS, che portano i tre corifei, che portano avanti tutto questo discorso. Quindi secondo me Goldman Sachs sta facendo quello che stanno facendo già molti, cioè stanno investendo a Oriente. Stanno investendo a Oriente, questa è diciamo la tendenza in un mondo che sta spostando i suoi equilibri. E veniamo a un'altra notizia, una dichiarazione fortissima, questa: è tempo che la Russia sganci una bomba nucleare. Questo l'ha dichiarato Dmitry Suslov, che è membro del Consiglio russo per la politica estera e di difesa. Il blocco guidato dagli Stati Uniti ha perso la paura della nuvola a fungo, ma vederne una forse focalizzerebbe alcune menti. Sono dichiarazioni molto molto forti che ti chiedo di commentare, caro Armando. Ma credo che rientrino nel discorso della deterrenza, sono esternazioni da deterrenza, secondo me, nel senso che diversamente dagli Stati Uniti... Siamo ancora nella fase della deterrenza, dici? Sì, secondo me sì. Diversamente dagli Stati Uniti, che hanno una visione del mondo, una dottrina prettamente offensiva, ricordiamo le grandi missioni di pace ovunque, quella russa è una visione difensiva. Cioè, la Russia ha sempre detto chiaramente che prenderà provvedimenti se. Allora, quando noi vediamo che i missili, le testate atomiche americane atterrano sul suolo svedese e che tutti gli stati limitrofi alla Russia cominciano a dar spazio a delle esercitazioni NATO, è chiaro che la Russia, come ogni stato, poi deve necessariamente reagire. Credo che la Russia non ha nessun interesse a sganciare una bomba, e lo ha sempre dimostrato. È chiaro che se, bisogna sempre mettere il se davanti, se gli americani, con la loro visione sempre offensiva, continueranno a fare esercitazioni o a volare nello spazio aereo limitrofo o anche a dare all'Ucraina il permesso di usare missili a lunga gittata, che poi in realtà non possono usare, leggevo, perché serve anche un monitoraggio dall'alto. È chiaro che la Russia risponderà. La Russia ha un arsenale atomico, insomma, sappiamo che è la prima o seconda potenza nucleare, quindi non credo che gli Stati Uniti andranno avanti più di tanto. Proveranno, come dicevo l'altra volta, a porre in essere sempre delle condizioni di escalation,
ma i russi hanno dimostrato fino ad oggi anche una capacità diplomatica veramente unica. Sì, e questo è un aspetto, tra l'altro, quest'ultimo che hai detto, fondamentale, veramente. Senti, c'è una, direi, ultima notizia meritevole di attenzione che riguarda la Cina che cerca l'oro in Nicaragua e riceve dal Nicaragua proprio 13 nuovi concessioni per estrarlo. E, anche questa è una notizia che va contestualizzata, no? Sì, diciamo che l'oro è un elemento molto importante per la nuova moneta dei BRICS, l'abbiamo detto l'altra volta, che riflette degli asset reali, quindi non solo oro ma anche altri asset, Anche l'argento stesso, per sì, esempio. i vari metalli, ma ecco, Glazev parlava tempo fa anche di inserire il petrolio, insomma, e il gas, ma stavano un attimino valutando, ecco. Quindi è chiaro che continua quella dinamica. Abbiamo visto che nel 2022 è stato l'anno in cui le banche centrali hanno acquistato più oro da parecchi decenni. Ecco, e la Cina è stata una delle banche centrali, per esempio quella cinese, che ha acquistato più oro in assoluto, più di tante altre. E quindi vedo che questa dinamica va avanti, anche perché, come dicevo, questa moneta che loro stanno lanciando presuppone appunto l'oro come base. Quindi rientra, credo, tutto nella norma, ecco. Tutto va e procede secondo i piani del nuovo ordine multipolare. Del nuovo ordine multipolare e la dimostrazione è proprio queste concessioni che vengono, che vengono date dal Nicaragua alla Cina in un continente, quindi stiamo parlando del Centro e Sud America, dove teoricamente, voglio dire, la precedenza, fra virgolette, dovrebbe essere stata nel passato agli Stati Uniti, ma vediamo che così più non è. Quindi veramente gli equilibri, questo è un tassello, direi una notizia in questo caso molto importante perché appunto testimonia un cambio a livello planetario degli assetti di potere, un cambiamento, proprio uno spostamento degli equilibri. Questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento del venerdì. Io ringrazio moltissimo Armando Savini per tutte queste informazioni e analisi. Grazie Armando. A voi, buona giornata. Grazie a tutti voi, amici ascoltatori.